E mica! Buongiorno! Questa è uno mattina in famiglia, poi senti che voce impostata, come va? Mi svegli? Tutto bene, perché siete completamente tumefatti, perché siete con la barba lunga, con l'occhio ci immaginiamo con la vostra tazza calda magari di caffè, però lo sai Tiberio che tra i primi tutti gesti tutti a letto pronti a fare il gesto, perché molti invece già stanno andando a lavorare o magari lavorano già, però tra i primi gesti mattutini degli italiani le statistiche riportano il controllo del peso, cioè il nostro peso è inferiore. Proviamo di essere leggeri, ci proviamo, però godiamoci insomma questo momento di gloria del pesarci appena svegli e poi subito, che ne so, cornetto alla crema oppure sai quella famosa. Voltiamo pagina e ragazze mie care, controordine, i donne che cercano di insegnare a noi ragazze l'arte del ritiro e anche cucire. Numero della settimana, stanza perfetta, sì. Che per me i giorni ci saranno quiz, vediamo chi mai potrà essere questo fratello che si chiama Nesli, che fa il rapper come lui, e lui gli ha dato questo soprattutto questa lui. Contenti tutti, ho finito, brava. Buongiorno Italia, questa mattina ci porta a scoprire un rito che si perde nella notte dei tempi e che ancora ogni tanto si ripete. L'origine di un rito come questo? È un rito che si perde nella notte dei tempi, è un rito sacro, un rito molto antico. Già dalla... E grazie a Massimo Proietto per averci raccontato questa mattina di questo bellissimo speciale rituale. Vadono sulle famiglie italiane. E addirittura i giornali riportano l'allarme nei supermercati dove le scorte si sarebbero esaurite in soli due giorni. Questo perché, come sappiamo, il blocco dei tir in particolare paralizza le parti più vitali del sistema produttivo e distributivo. E a Napoli si dice che potrebbe presto mancare il pane. E tanto per fare un esempio, due giorni fa la zucchina è uscita addirittura dalle quotazioni ufficiali perché troppo cara. Rosario, che meno ambienti e su. Vogliamo ricordare quali sono i... Fatta la cosa così. Non è anche sui carburanti, abbiamo visto delle cifre preoccupanti anche a Napoli, per esempio la benzina è arrivata in rincaro di Achille Perego, e questo è un esempio dei tanti rincari dei quali stiamo parlando. Ma oggi bisogna avere anche il tempo per queste cose. Lo spazio anche. Il problema è che noi non abbiamo tempo, non a forfè, ma a consumo, mettendo degli appositi misuratori di calore sui termosifoni e così. Investire, diciamo, prima ci vuole un grosso investimento per cambiare, poi far crescere l'occupazione. Già ai tempi del movimento del luddismo c'era questa del Giglio, questo ha in qualche modo influito a Corrado Zunino per questo collegamento, perché i nostri ospiti ma nel dubbio perché Raul Bova nella locandone molte volte al giorno. Giorno? Io non lo so, io non vado in camera loro, cioè lo chiedete a me. Adesso vediamo quante volte avrebbe fatto. Qui comunque c'è una foto di Boateng mentre dorme. Quindi questo dimostra. E ha le sue ma Sabrina Ferilli, finalmente. Oh. Finalmente mamma. È eccolo qui. C'è proprio il tiro. Se ci fosse stato all'interno il però. C'è la gira. Chi non è alla moda? I vestiti nuovi dell'imperatore, vi ricordate? Allora, la crisi tra Mara Venier e suo marito. Sono felicissimo. Nicola Carrà. A settembre c'era stato il furto. Erano nervosi, va bene? Al punto che all'inizio di. Una novità: piovono tegole su Fabrizio e vedere. Vero TV. Prima fila, Massimo Sanremo. Poi c'è la pubblicità di Emanuele Filiberto che sta imparando a lavorare. Timanale di VIP tedesco. Gossip in anteprima non può fidarsi più però su un altro giornale par protagonista l'attore americano di Beauty nella seconda foto al tuo marito, molti hanno detto ma per allora al momento l'associazione italiana che si è rifatta il seno e si leva un urlo dalla colo, un bomber. Francesco Totti definito The King of Ronda, un cronista sportivo straniero, lui il nostro personaggio della la forza di questo campione. Marianna, comincia tu. Senza nulla togliere dalla sua vita privata, che magari in casa, che è Cesare in Gallia, che non si sperimenta mai, va dove gli fanno delle offerte, degli ingaggi. Questo campione, insomma, Totti, vediamolo in questa veste che ci sorprende sempre un po' tutti. Noi ci occupiamo qui anche spesso di cronaca. Questo terzo pupo che sembra stia arrivando. Gli dessero un nome normale, Giovanni. Passa particolarmente così, ci godiamo quello che Totti ha già dato alla nazionale. State agli europei. Grazie a Rosanna Cancellieri, Alessandra Antinelli. E pubblicità. Ed eccoci di nuovo una mattina in famiglia insieme a
Lori del Santo. Comunque una nuova Lori che rinasce, vince l'edizione dell'Isola dei Famosi. La sua vita sentiamo già anche voi a casa, quindi questa mattina l'abbiamo invitata per parlare delle sue passioni nascoste. Dicendo vedi non mi scelgono, e ho dato anche a questi lavori molta passione. Tutte, non ho ottenuto neanche uno spillo. Sì, esatto. Sta diventando un foto che ricominciare. Senti, ma la foto che ti ha emozionato di più scattare o quella di cui sei più orgogliosa? Quell'uomo che ami, sì. La copertina di Vogue, insomma è una... Sì. È stata bella questa cosa. Invece quando il soggetto della fotografia sei tu, che vorresti che il fotografo riuscisse a tirare fuori da te? No, tazzina del caffè, il portaombrelli. Quindi anche l'arredamento di interni, è stata anche sì. Quella una professione? Sì. In una casa disegnata da te, sì. Minimal, esatto. Dentro di casa tua, cioè non ti sta cambiando poi, perché Posso dire... una che sta dicendo che evolve sempre. Sì, sono stata animale, magari l'inizio anche di una rinascita. Sì, esatto, ho visto la luce. Anche una... sportiva. Sì, e so molto. Che ami sciare. Tantissimo, infatti anche gli uomini. Sì, però se ti piace la montagna. Molto. Sì, mi piace molto la bellezza pura. Proprio. Intatta, sì, è vero. E poi c'è un piatto della tua infanzia sì. Legato a un ricordo particolare della tua. Quanto l'ho appena accennato. È presente, rappresentato anche da Marica Di Pierri. Tu a che nella maggior parte dei casi, sia da parte dei tuoi colleghi, sintomo di indolenza, di pigrizia, incapacità di investire su... Quella del reddito minimo. Insomma, di decodificarlo, di non prendere di petto il suo futuro, eccetera. Non sono mancate le risposte a questa affermazione, come quella di Marco Mancini, presidente della conferenza dei rettori, che dice così esplicito: è colpa degli studenti, ma se tre vanno male... E allora c'è qualcosa che non funziona nel sistema universitario. Prima Abramovel faceva una fotografia anche della situazione dei diplomi, cioè dicendo che la valutazione al sud di solito è più alta che al nord. E De Masi voleva rispondere prima. Quindi riprendiamo da questo punto. Oggi dà veramente delle possibilità in più per trovare lavoro? Marica, te le ha date? I dati dicono di sì. Un laureato trova più lavoro. Cambiare e sovvertirsi. Grazie Gianpiero Mughini, Domenico De Masi. Studio, intanto lasciamo la linea di... Sapessi com'è strano sentirsi ascoltate questo a Milano. Sentimenti musica di oggi dedicato alla parola innamorarsi. E lo facciamo con Antonio Lubrano. Stefani. Della singletudine, cioè dire ci sono sempre più, più persone che hanno difficoltà ad innamorarsi o rinnamorarsi. Secondo voi da dove nasce questa paura? Tramonto dei sentimenti. 1970, Johnny Dorelli con Kathleen Spack, dà vita a una cover di Burt Bacharach, No, non mi innamoro più, e adesso Luigi Denco con Mi sono innamorato di te. Non è fazzoletto. In modo tale da poterti poi gestire. Però noi continuiamo con i nostri sentimenti in musica. Delle classifiche internazionali ci fanno innamorare Usher con Fall in Love Again, Beyoncé che è appena diventata mamma con Love on Top, e subito Elisa con Pure o di pura, cioè, di pura attrazione fisica. Ma Stefano, almeno di esserlo, ecco. Ma io credo che sia fondamentale il... Prontissimi anche questa settimana a vedere quali sono i singoli più scaricati da Instagram. In settimana. Abbiamo fatto anche il balletto la scorsa settimana. Se ci pego non ti do i soldi, se ti pego. Comunque torniamo anche a declinare un po' l'argomento di oggi in maniera un po' più seria, perché stiamo cercando le canzoni che contengono la parola innamorarsi. Antonio, secondo quanto rilevano te dei crimini consumati in Italia, com'è possibile che l'amore diventi criminale? No, Rai.it, il sito internet, la pagina del televideo è la 380, oppure potete telefonare 199-123-000 e viva innamorati! Grazie! Anche a me, noi ci vediamo domani mattina alle 7.30 e questa sera vi rinnovo l'appuntamento con Ballando con le Stelle, Emilio Carlucci e tutti i suoi fantastici ballerini, mi raccomando.